Castelroncolo troneggia, arroccato su uno sperone porfirico affacciato sul Talvera, all'ingresso della Val Sarentino, poco oltre Bolzano. Il castello è famoso soprattutto per il suo ampio ciclo di affreschi profani di epoca medievale, ispirati ad antiche leggende e alla letteratura del tempo, che narrano di cavalieri e dame, di vita a corte e battute di caccia. Ma il motivo della nostra visita è un altro e riguarda una mostra a carattere transfrontaliero, potremmo dire, allestita nelle sale del castello e che il padrone di casa, Helmut Rizzolli, ora ci farà conoscere. Benvenuti a Castelroncolo, il maniero illustrato di Bolzano. Noi abbiamo al momento la mostra Verona Tirol. Io vi invito a seguirmi. Grazie. Questa mostra è dedicata all'area monetaria compresa tra il nord Italia e il Tirolo, quell'area cioè tra Verona e il Brennero, in cui circolava una moneta di conio veronese, detta in tedesco Berner. Tutto sorge con l'invasione di questi ungari che distruggono i dintorni di Treviso, non riescono a prendere Verona, una città ben fortificata, e a un certo punto questa linea, con la chiusa di Verona, diventa la linea più sicura. Questi ungari sono dappertutto fino al 1955, fino alla famosa battaglia al Lechfeld, e questa è praticamente l'origine del tracciato del Brennero. Nessuno ci ha pensato, questa è una novità e questa la presentiamo in questa mostra. La mescolanza di valute e monete diverse documenta le relazioni economiche dell'epoca. Diversamente dall'odierna eurozona, si trattava di un'area omogenea rimasta stabile per secoli. Questa mostra sarà prorogata fino al gennaio del 2016, ha avuto un grande successo. Tutto però è partito dal tema: cos'è un'area monetaria? E quest'area monetaria, che vale per tutto il Tirolo, che vale naturalmente per le zecche di Trento, per quella di Merano e poi anche per quella di Hall, è l'area veronese, il cosiddetto Berner, perché Bern in tedesco vuol dire Verona. Quest'area si è formata dal basso in alto, cioè si è formata in modo naturale, sulla fiducia, a differenza naturalmente della zona dell'euro, dove noi speriamo che questo euro diventi veramente amalgamante, nel senso che sia un qualcosa di unito che poi ci unisce veramente, perché i soldi da solo non possono unire l'Europa. Grazie alla prospettiva storica di lungo respiro offerta dalla mostra, possiamo comprendere meglio l'importanza di queste aree economiche e monetarie, anche in un'ottica contemporanea. E poi c'è un altro elemento storico notevole che si ricollega fino al presente. Parliamo anche di Massimiliano I, perché Massimiliano I conia nel 1516, è l'ultima coniazione a Verona, e lui stesso si considera come europeo, perché sulle sue monete scrive: io sono un principe potentissimo di tante province europee. L'area economica e monetaria che in epoca medievale si estendeva da Verona verso nord lungo la valle dell'Adige fino a oltre il Brennero fungeva anche da ponte tra Verona e il Tirolo. La storia delle monete e delle valute è stata ed è tuttora un'importante chiave di lettura per comprendere la storia e le interrelazioni economiche e culturali nel territorio dell'odierna Euregio e oltre i suoi confini. Non da ultimo è significativo che questa mostra transfrontaliera abbia luogo nel centenario della Prima Guerra Mondiale, una guerra che ha scavato così tanti fossati tra popoli uniti da una storia e una cultura comune. Spero che vi abbiamo fatto gusto a vedere questa mostra Verona Tirol. Abbraccia l'area del Brennero, va oltre il Brennero, e la regione d'Europa che qui facciamo vedere per la prima volta con questa via che passa il Brennero. Grazie.